Bene, buonasera a tutti, aspettiamo intanto, ecco Benedetta, ciao Beni, ciao Ettore che so che fa lezione con la tua mamma, ciao Silvia, Benedetta e Franci, ciao Giulia Ciatti, la mia mamma, ciao. Intanto che aspettiamo che si collegano tutti, vi ricordo, finita questa lezione ci sarà Cristina con Fitbox alle 18:30, quindi faccio gli auguri a tutti i babbi, visto che oggi è la festa del papà, auguri a tutti Giuseppe, Giuseppina, per chi festeggia l'onomastico. E tanto mi raccomando, spero che state continuando a rispettare le normative di stare in casa il più che potete. E per oggi, come avevo scritto prima, utilizzeremo un elastico per chi non lo avesse in casa, non ci sono problemi, perché si può sostituire con un paio di collant. Se ce l'avete di più spesse possibile, quindi tipo 70-80 denari, in maniera tale che facciamo un lavoro un pochino più intenso. Siete pronti? Vi state collegando? Sì, vai, vedo i numeri aumentano, quindi ci siamo, sono le 5 e mezza, pronti tutti con il tappetino, un telo, collant o elastico e ciao Nicole! E pronti per fare la nostra lezione di Pilates. Allora, cominciamo posizionandoci. Io utilizzerò i collant in maniera tale vedete come poterle sfruttare al meglio. Chi c'ha l'elastico meglio ancora, ve l'ho detto, ma vi posso assicurare si lavora benissimo anche con queste. Posizioniamo quindi le calze sotto i piedi. Prendiamo l'altra estremità, da qui facciamoci un giro intorno alle mani per afferrarlo per bene. Ciao Franci, ciao a tutti, ciao Green, ciao. Allora, da qui posizioniamo bene i piedi all'altezza delle nostre anche, sentiamo bene l'appoggio di alluce, mignolo e tallone. Allunghiamo bene la colonna vertebrale su al soffitto. Da qui prendi l'aria dal naso e fuori dalla bocca. E di nuovo. E adesso prendi l'aria, vai giù con la testa. Ritorna al centro, al soffitto. E vado giù e su e ancora. E adesso rotazione a destra, sinistra, ancora due e inclinazione. Prendendo l'aria le porti su, fuori l'aria, spingere bene giù. E continua sentendo il lavoro dell'elastico che ci aiuta a riportarle giù. E ancora, la colonna vertebrale nel frattempo è sempre lunghissima al soffitto. Facciamo delle belle circonduzioni con le spalle. Ancora, mi raccomando, cerca di farle più ampie che puoi. E
cambio il senso delle circonduzioni. Altre 3, 2 e un'altra. Ok, esatto. Adesso da qui mantieni le gambe leggermente piegate e prendi l'aria. Buttando fuori l'aria, spingi in avanti le braccia e ritorna. Continua, mi raccomando, attiva bene il trasverso e il pavimento pelvico, come quando ci scappa la pipì. Quindi senti l'ombelico richiamato alla tua colonna, mantieni le spalle lontane dalle orecchie. Ancora 4, 3, 2 e l'ultimo. E adesso prendi l'aria, fuori l'aria, apri e chiudi bene la cassa toracica. Ancora 6, 5, 4, 3, ciao Chiara, 2, ciao Giulia, ciao Carmela. Ok, adesso invece mi giro di profilo così mi vedete meglio. Si flette il busto leggermente in avanti mantenendo i polsi sotto le spalle. Da qui si prende l'aria. Buttando fuori l'aria, spingi dietro le braccia. E ancora. E 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo. Prendi l'aria. Buttando fuori l'aria, spingi il pube in avanti e snocciola sulla colonna. Ok. Adesso da qui togliamo i piedi dall'elastico, facciamo un bel nodo più o meno al centro delle gambe per chi sta utilizzando i Volant come me. Mi raccomando, fatelo bello stretto. Adesso manteniamo le calze all'altezza dei polsi, ok? Manteniamo le braccia piegate, facciamo attenzione a mantenere i nostri gomiti all'altezza delle spalle. Le spalle sono belle lontane dalle orecchie, si prende l'aria. Buttando fuori l'aria, apro e... E ancora. Continuo. E... 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo. Ok, stendi le braccia, mantieni di nuovo le gambe leggermente piegate, il sacro che casca in mezzo ai due talloni, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, apro e ancora e ciao Silvana, ciao, benvenute e ancora 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo. Ok, esatto. Adesso posiziona i piedi in V Pilates. Da qui mantengo le braccia davanti, polsi all'altezza delle nostre spalle, apri bene le ginocchia, affonda giù, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, torsione del busto a destra e ritorna, sinistra. Mi raccomando, l'obiettivo di questo esercizio è mantenere il nostro bacino alla parete avanti. Quindi farò una torsione solo dal punto vita in su. E nel frattempo mantieni bene aperto l'elastico. Quindi senti tu gli obliqui che lavorano. E le braccia uguali. Rilassa bene le spalle. Ancora 4. 3, 2 e l'ultimo. E porta le braccia su al soffitto, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, apri solo il braccio destro e ancora. Mantieni fermo il sinistro, chiudi bene la cassa toracica. 4, 3, 2
l'ultimo. E da qui tutte e due. E apro insieme, mantieni le spalle lontane dalle tue orecchie. 4, 3, 2. E l'ultimo, prendi l'aria. E buttando fuori l'aria, abbassa il mento, arrotonda la colonna in avanti, porta le mani giù verso i tuoi piedi, prendendo l'aria, ritorna su. E ancora. Immagina che abbiamo un muretto all'altezza del nostro sterno e vogliamo scavalcarlo ogni volta. Quindi vai a flettere bene la tua parte dorsale. E ancora. 3, 2, e un altro. Ok, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, allungati i marmi da destra, torna al centro, sinistra, mantieni il bacino al centro, e ancora, continuo. E ogni tanto mi avvicino, anche come sapete non ci vedo troppo da lontano, con i Conrad c'è il top. Grazie Gri, ciao Bolo, ciao Stella. E ancora, Gri, voglio un selfie anche tuo con i Conrad però, eh. E ancora, anzi tutti quanti, se mi volete mandare una foto e la volete condividere nel gruppo, noi l'accettiamo volentierissimo. Spero che state continuando soprattutto a coinvolgere le persone che sono ferme, amici, parenti che avete in casa. Fateli alzare dal divano. E l'ultimo. Da qui porta giù le braccia, estendo le gambe. Riporta i piedi paralleli all'ampiezza delle anche. Prendi l'aria, vai su. Buttando fuori l'aria, abbassa il mento. Avvolgi una vertebra alla volta. Porta le mani giù. Prendendo l'aria, piega le gambe. Espirando, snocciola la vertebra alla volta, stendi gradualmente. Prendo l'aria, vado su e fuori l'aria, snocciola fino a giù. Prendo l'aria, fletto e buttando fuori l'aria, snocciolo. Ne facciamo un altro, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, abbasso e vado giù. Prendo l'aria, piego le gambe, espirando, snocciolo e torno. Riporto di nuovo i piedi in pupilates. Piega le gambe, riportiamo le braccia davanti. Da qui, spalle giù, stacca il tallone destro e appoggia sinistro. E continua alternando, spingi bene ogni volta su tutte e cinque le dita dei piedi. E ancora, e continua, respira in maniera profonda. E ancora, e gli ultimi 3, 2 e l'ultimo. Ok, stendi le gambe, prendi l'aria, stacca sui talloni, braccia al soffitto, fuori l'aria, torna giù, piega e di nuovo in e giù e ancora, mantieni bene l'elastico in tensione, apri, lo so che le spalle iniziano a bruciare e le braccia uguali, ma non mollare. Ancora, 3, apro e di nuovo su e un altro e ritorna giù. Perfetto, riporta le braccia al soffitto, prendi l'aria, vai in marmi da destra, buttando fuori l'aria, disegna un cerchio con le braccia, torna al soffitto, sinistra e fuori l'aria e di nuovo in ed es e un altro e torna, riporta i piedi paralleli. Adesso, se come me non sei posizionato sul tappetino, vatti a posizionare, aspettate che abbasso leggermente la fotocamera, almeno mi vedete di più. Ok, da qui mantieni i collan su, prendi l'aria,
buttando fuori l'aria, abbassa il mento e vai fino a giù, giù, giù a snocciolare completamente la schiena. Piega le gambe, mettiamo un attimo da parte l'elastico, cammino in avanti e mi porto nella posizione del cane. Cerca di mantenere le gambe completamente stese, i talloni spingono giù al pavimento, senti gli ischi, le ossa sotto i tuoi glutei che vanno a spingere la parete dietro di te, il collo è rilassato, anche le spalle, spingi il busto verso le tue cosce e stacca sui talloni al soffitto, piega le gambe, allunga le dita dei piedi, ci sediamo e allungo la schiena a foglia, rilassa la fronte al pavimento, prendi l'aria e buttando fuori l'aria snocciola una vertebra alla volta e vieni su, ci sediamo. Adesso riprendo il collant, ho l'elastico, vado a sciogliere il nodo che avevamo fatto, aspettate, l'ho fatto parecchio stretto, ok, adesso posizioniamo i collant dietro le nostre scapole e ci andiamo a sdraiare al pavimento. Aspettate che mi giro in diagonale, ok, adesso con i collant che passano dietro le nostre scapole prendi le estremità dei tuoi collant, incolla bene le scapole al tappetino, stendi le braccia verso il soffitto, prendi l'aria, buttando fuori l'aria spingi il braccio destro su al soffitto, prendendo l'aria rincolla giù la scapola al tappetino, sinistra e continua alternando e ancora 4 3 2 e l'ultimo insieme su e cinque, quattro, tre, due e l'ultimo. Adesso incollami bene le scapole al tappetino, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, apri le braccia, prendendo l'aria, chiudi e di nuovo. Mi raccomando, continua a sentire uno spazietto di luce che passa sotto la tua parte lombare e senti lo sterno che va in giù verso il tappetino. Approfitta ogni volta che butti fuori l'aria per sgonfiare completamente il torace. Altri 3, 2 e l'ultimo. Ok, perfetto. Adesso togliamo l'elastico dalle scapole e facciamolo passare sotto il metatarso destro, ok? Prendi bene, fai proprio un giro intorno alle mani per afferrare bene le altre due estremità, incollami bene i gomiti al pavimento, scapole collate anche loro al tappetino, mantieni la destra al tavolino, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, stendi la gamba su a 90 gradi, prendendo l'aria, torna al tavolino. E ancora. E. Mi raccomando, l'obiettivo di questo esercizio è quello di andare a stendere completamente la gamba senza però staccare il coccige dal pavimento. Ok, quindi se non riesci a stendere fino in fondo, preferisco che ti fermi un po' prima, ma non staccare il coccige. E ancora. Altri 2. E l'ultimo. Ok, adesso torna con la gamba stesa, togli il giro intorno alle mani, braccia stese, aperte a V, incolla bene le calze collant giù al pavimento, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, la gamba va a sfiorare il pavimento, prendo l'aria, torna su e di nuovo. E 4, 3, 2 e l'ultimo.
alle mani, riporto la gamba destra al tavolino. Da qui prendo l'aria, buttando fuori l'aria, vieni in crunch. Attiva bene l'addome, mi raccomando, senti il lombelico che scava in giù al pavimento. Staccami anche la gamba sinistra al tavolino. Prendi l'aria, buttando fuori l'aria, stendo la destra su, prendendo l'aria fletto e di nuovo. E ogni volta che vai a stendere la gamba, stendi anche le braccia in giù al pavimento per aumentare la tensione del tuo elastico. E ancora. 4, 3, 2 e l'ultimo. Ok, porta la stesa. Adesso scambio le gambe infilando la gamba nell'elastico, su e giù. E ancora, e quindi la sinistra la fletto e l'allungo, quella dell'elastico resta sempre stesa. Spingi bene le mani in giù al pavimento, addome attivo, due, e l'ultimo, ok, snocciolo giù, perfetto, adesso manteniamo la sinistra piegata e quella dell'elastico su al soffitto stesa, piede a martello, prendo l'aria, buttando fuori l'aria, spingi sul bacino, prendendo l'aria, torna giù, e ancora su, e 6, 5, spingi bene il tallone su al soffitto, 3, 2 e l'ultimo, ok, cambio piede, il sinistro, mantieni la destra piegata, fai un giro dell'elastico intorno alle tue mani, braccia piegate con i gomiti giù al tappetino, da qui prendi l'aria, buttando fuori l'aria, stendo e ancora, ricordati l'obiettivo era quello di mantenere giù il coccige al pavimento anche quando vai a stendere completamente, e ancora 4, 3, 2 e l'ultimo, mantieni la stesa, adesso togli il giro, torna le mani, braccia stese, aperte a V, prendi l'aria, buttando fuori l'aria la gamba va a sfiorare il pavimento, torna su e quattro, tre, due e l'ultimo. Ok, adesso ripiego le gambe, rifaccio il giro intorno alle mani, sinistra a tavolino, prendi l'aria, fuori l'aria, vieni su in crunch, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, stendo e torno. Stendi gambe e braccia insieme. L'ombelico è richiamato alla colonna. E ancora, tira bene colla. 4, 3, 2 e l'ultimo. Ok, resto. Porto anche la gamba destra a tavolino. Da qui, pronti? Che si va scambiando le gambe. Braccia stese e quattro, tre, due e l'ultimo. Ok, appoggia giù e snocciola. Adesso manteniamo la destra piegata, mantieni invece la sinistra stesa sul soffitto e da qui prendo l'aria, buttando fuori l'aria spingi il bacino sull'impronte, prendendo l'aria riappoggia giù e di nuovo fuori l'aria su, prendo l'aria giù e 4, 3, 2, sul tallone e un altro. Ok, bravi.
immagino, io come se vi vedessi, me lo immagino, me lo stai facendo benissimo. Adesso mantieni l'elastico con tutte e due le mani, si va giù, ok? Gambe piegate, mantieni bene i piedi all'ampiezza delle tue anche. Da qui, prendendo l'aria, porta l'elastico alla parete dietro di te, buttando fuori l'aria, vieni su in crunch, apri l'elastico verso le gambe, prendendo l'aria vai giù e di nuovo. E ancora. La prossima volta resta su. Ok, adesso portiamo tutte e due le gambe a tavolino, prendendo l'aria, la luce destro sfiora il pavimento, fuori l'aria su, sinistro, continua alternando e mi raccomando chiama bene l'ombelico alla schiena e ancora 4, 3, 2, e l'ultimo, ok, snocciola giù. Da qui prendi l'aria, porta l'elastico dietro e buttando fuori l'aria vieni su in crunch. Ok, portiamo tutte e due le gambe su a tavolino. Vai a portare l'elastico sopra le tue caviglie. Mantieni le braccia stese, mantieni a doppio chi c'ha i Golland così facciamo più forza. E da qui prendendo l'aria spingi 5 battute, le braccia verso il basso, fuori l'aria altre 5 battute e ancora e se è troppo pesante con le gambe a tavolino fallo pure con le gambe appoggiate e ancora se invece per la testa è troppo pesante lascia l'elastico, fallo con una mano dietro la nuca e un braccio steso. E ancora 4 atti respiratori. 3. 2. Ultimo. Stop e porta sull'elastico e snocciola. Riappoggia giù anche le gambe. Porta di nuovo l'elastico alla parete dietro, prendi l'aria, fuori l'aria, torna in crunch, riporta le gambe a tavolino, mantienile lì con l'elastico, prendi l'aria, porta le braccia dietro, fuori l'aria, torna e 4, 3, apri bene l'elastico mi raccomando e l'ultimo, con le gambe prendi l'aria, fuori l'aria, stendi con le gambe in pilates a 60 gradi, torna l'aria, prendi l'aria, torna, stendo e ancora, 2, l'ultimo, insieme gambe e braccia, in, torno, in, S, ancora, 3, 2 e l'ultimo e snocciolo. Ok, rilasso un attimo, fai passare il collant o l'elastico dietro la nuca, mantieni le braccia aperte a V verso il soffitto con l'elastico in una leggera tensione, da qui si prende l'aria buttando fuori l'aria, sali in crunch. Ok, guarda bene fra le tue gambe, richiama l'ombelico alla schiena. Adesso, porta la tua gamba destra a tavolino, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, crisscross, vai in opposizione, la mano sinistra sul ginocchio destro. E ancora, mantieni il crunch. 4, 3, 2, ultimo, torno, mantengo il crunch, sollevo la sinistra a tavolino, prendo l'aria, fuori l'aria, e 6,
5, 4, 3, 2 e l'ultimo. Torno e snocciolo. Prendo l'aria. Fuori l'aria, torna il crunch. Portiamo tutte e due le gambe a tavolino. Più difficile adesso. Prendi l'aria, buttando fuori l'aria. Vado in opposizione, mano ginocchio, mentre la sinistra si stende a 20 gradi. E ritorno a tavolino. Cambio. E ancora. Forza, forza, forza. Lavora bene con l'addome. Rilassa giù le spalle. E gli ultimi 4. 3. 2. E l'ultimo. Ritorno e snocciolo giù. Ok. Adesso prometto che vi faccio allungare anche l'addome. Facciamo di nuovo un nodo. Mi raccomando, sempre stretto e cercate di creare un cerchio piccolino perché dobbiamo andarlo a infilare alle ginocchia. Quindi non troppo ampio, ok? Infila via di dentro e portati l'elastico quindi all'altezza delle tue ginocchia. Mantieni le gambe sempre all'ampiezza delle tue anche, le braccia lungo il busto. Incolla le scapole al pavimento, prendi l'aria. Buttando fuori l'aria, spingi sul bacino un ponte. Mantieni sul pube, prendi l'aria. Buttando fuori l'aria, apri l'elastico e ancora. E continua. Mi raccomando, l'addome forte. Scapole al tappeto e 4, 3, 2 e l'ultimo. Prendo l'aria e fuori l'aria, snocciola mantenendo le scapole al tappetino. Prendi l'aria e fuori l'aria, ritorna su in ponte. Da qui manteniamo le creste lì, ok? Le ossina del bacino, sempre sullo stesso piano. Questo sarà il nostro obiettivo del prossimo esercizio. Prendo l'aria, buttando fuori l'aria, stacca il piede destro, vai a stendere la gamba, prendendo l'aria riappoggia la sinistra e ancora e 4 3, 2 e l'ultimo. Prendo l'aria, ristabilizzo su e fuori l'aria vado a snocciolare. Adesso sfilami di nuovo l'elastico, lo mantieni con il nodo e lo porti ai polsi, braccia stese al soffitto. Prendo l'aria e buttando fuori l'aria ritorna su nel ponte. Mantieni sul bacino, prendendo l'aria, porta le braccia alla parete dietro, apri l'elastico e ritorna su inspirando. S vado dietro, in torno al soffitto. E ancora. E 4, 3, 2 e l'ultimo. Prendo l'aria e buttando fuori l'aria snocciolo una vertebra alla volta fino a giù. Ok, di nuovo prendi l'aria, fuori l'aria, torna su in ponte, manteniamo sempre il bacino su, porta la gamba destra a tavolino. Prendendo l'aria, la luce va a sfiorare il pavimento, fuori l'aria su, in 3, 2, ultimo. E appoggia, ristabilizza sul bacino. Porta la sinistra a tavolino, prendendo l'aria giù l'alluce, fuori l'aria su. 4, 3, 2 e l'ultimo. E appoggio il piede, solleva sempre sul bacino e buttando fuori l'aria, snocciola mantenendo le scapole giù. Ok, adesso sì. Vado a togliere il nodo. Mi si è anche fermata la musica. Perdonatemi mentre si scioglie
il nodo, proviamo. Ciao Ele! Eccoci di nuovo, ce l'ho fatta. Sciolti il nodo tutti? Ci siamo? Decollando del nostro elastico. Andiamo giù e facciamo passare l'elastico sotto i metatarsi. Fai un giro intorno alle mani, mantieni le gambe a tavolino, incolla i gomiti al pavimento con le braccia piegate, prendi l'aria, fuori l'aria, stendi tutte e due le gambe su al soffitto, prendo l'aria, torno a tavolino e di nuovo. E stesso obiettivo dell'esercizio che abbiamo fatto all'inizio lezione, il coccige deve restare giù, quindi attento che per stendere le gambe non sollevi il coccige. Preferisco che ti fermi un po' prima, ma che tu non mi sollevi il coccige. E ancora 4, 3, 2 e l'ultimo. Torno con le gambe a tavolino, prendo l'aria, fuori l'aria, vieni in crunch. Addome attivo, prendo l'aria, fuori l'aria, stendo la manta e torno. E ancora. E 4, 3, 2 e l'ultimo. Mantengo la posizione, pronti per un roll up. Prendo l'aria, fuori l'aria, spingi i piedi al pavimento, vieni su e allungo la colonna. Ok, adesso andiamo a stendere tutte e due le gambe. Si mantengono sempre i piedi flessi a martello, mantieni il giro intorno alle mani, schiene lunghe, fai questa passeggiatina per sederti bene sugli ischi, prendi l'aria e buttando fuori l'aria abbassa il mento e fletti in avanti il tratto dorsale, prendendo l'aria riallunga il soffitto e ancora. E ogni volta che riallunghi, senti il vertice della testa al soffitto. Quando vai giù, il vertice della testa alla parete avanti. Mi aiuto con l'elastico per tirarmi un po' di più. E ancora. Altri 3. 2. E l'ultimo. Ok, da qui prendo l'aria. E buttando fuori l'aria, snocciola una vertebra alla volta, se vuoi togli il giro intorno alle mani, prendi l'aria e buttando fuori l'aria, roll up, attiva l'addome, vieni su, prendendo l'aria, allunga la schiena, stendi le braccia, tira l'elastico, fuori l'aria, snocciola una vertebra alla volta e di nuovo prendo l'aria, buttando fuori l'aria, solleva il mento e vieni su, su, su il roll up. Prendendo l'aria, allungo la colonna, apro bene le braccia. Fuori l'aria, chiama la pancia alla schiena, snocciola. E di nuovo prendi l'aria. E fuori l'aria, vieni su, 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 roll up. Prendo l'aria, allungo, apro le braccia. Attenzione, buttando fuori l'aria, snocciolo, ma inclinati verso destra. E vai giù, prendo l'aria, fuori l'aria, roll up. Allungo prendendo l'aria e a sinistra, prendi l'aria, roll up, allunga e a destra, fuori l'aria, in e roll up, allungo e a sinistra, prendo l'aria e roll up. Allunga la colonna, ok. Adesso andiamo a posizionare l'elastico sotto le mele, ci sediamo sopra. Ci siete? Come va? Spero bene, mi vorrei poter sentire, sappiate che mi mancate. Ci sediamo per bene, si mantengono le gambe piegate, piedi paralleli all'ampiezza delle nostre anche, manteniamo le altre due estremità dell'elastico dietro di noi. Adesso vai con la colonna rotonda, ok? Quindi fletti in avanti il tratto dorsale,
gira i palmi alla parete dietro di te, prendendo l'aria e fuori l'aria, spingi le braccia su e ancora e ancora. Senti che lavorano i tricipiti, i muscolini del sale e pepe, e ancora e 4 3 2 e l'ultimo. Prendi l'aria e fuori l'aria snocciola la colonna, riporta le braccia avanti. Ok, adesso mantieni sempre l'elastico, io mi giro verso di voi sotto il sedere, però questa volta portiamo le gambe incrociate, si mantengono le due estremità dell'elastico nelle mani, schiene lunghe, senti il vertice della testa che va su 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 al soffitto, braccia stese verso le ginocchia, prendi l'aria e buttando fuori l'aria spingi su e ancora e 5 4, ruota i palmi verso il soffitto quando vai su, 2 e l'ultimo. Ok, perfetto, riporta le braccia su, prendi l'aria buttando fuori l'aria, torsione e sinistra e mi raccomando, non ti ingannare, non sono le braccia che si spostano, ma la torsione avviene dal punto vita in su. Rilassa bene le spalle. E 4 3 2 e l'ultimo. Perfetto. Adesso ci andiamo a sdraiare in decubito laterale. Aspettate che vengo indietro. Ok, facciamo passare l'elastico sotto a un piede, quello della gamba di sopra. Ci sdraiamo giù mantenendo il piede flesso a martello. Aspettate, in diagonale. Ok, forse così è meglio. La gamba di sotto è piegata, il braccio di sotto lo potete tenere o steso o piegato, come ci state più comodi per la cervicale. Da qui la gamba di sopra è stesa, mantieni l'elastico. Adesso chiudi la cassa toracica, alleggerisci le costole dal pavimento. Apri bene la spalla di su, guarda avanti a te, prendendo l'aria, porta in avanti la gamba, piede a martello, fuori l'aria, riallineala sotto il bacino. E di nuovo in ed esce per tornare. Ancora 5, 4, 3, 2 e l'ultimo. Prendi l'aria, buttando fuori l'aria, porta sulla gamba e ritorna inspirando. E mantieni le costole leggere dal pavimento. 4, 3, 2 e l'ultimo. Adesso stendi anche la gamba di sotto, prendi l'aria buttando fuori l'aria, porta su la gamba e la riappoggi. E di nuovo, quindi unisco i piedi ogni volta e ancora, altri 3 2 e un altro. Adesso vado con tutte e due le gambe unite, prendi l'aria buttando fuori l'aria, spingi su e 4 3 2 ultimo e giù. Ok, vieni su, mantieni pure l'elastico sotto il piede sinistro, piega la gamba destra davanti a te. Ok, adesso prendo l'aria,
buttando fuori l'aria, fai una bella torsione, quindi vai verso il piede con l'elastico, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, abbassa il mento e tirati, tirati verso il piede. Nel frattempo approfitta per rilassare bene l'anca destra, apri il ginocchio e prendo l'aria, fuori l'aria, ritorno su. Ok, sediamoci sopra l'elastico, mantieni la mano sinistra, l'altra estremità, prendo l'aria e fuori l'aria, tira, tira, tira il marmi e ritorno di nuovo. Quindi andiamo ad allungare il lato del busto che abbiamo lavorato e ancora 5, 4, 3, 2 e l'ultimo. Ok, tutto a sinistra, quindi elastico sotto quell'altro piede, se avete fatto come me, adesso sotto il piede destro. Ci andiamo a sdraiare sul tappetino, la gamba di sotto la pieghiamo, il braccio destro è piegato. Ho piegato, ho steso, ok? Sempre come ci state, più comodi per la cervicale. Il piede flesso a martello, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, scusatemi, prendendo l'aria, vieni avanti con la gamba e buttando fuori l'aria, riallinea il piede sotto il bacino. In ed esso. E ancora. Mi raccomando, l'obiettivo è quello di lavorare con la gamba mantenendo stabile il busto, quindi l'addome è attivo, le costole leggere dal pavimento. E altri due. Un altro. Prendo l'aria, buttando fuori l'aria, spingi sulla gamba e torno. 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo. Ok, adesso vai a stendere tutte e due le gambe, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, la gamba di sotto raggiunge quella di su, prendo l'aria giù e 5, 4, 3, 2 e l'ultimo, resta su con tutte e due, talloni uniti, piedi, prendi l'aria, fuori l'aria, spingo su e 5, 4, 3, 2, ultimo, rilasso, vieni su, ti siedi su tutte e due gli ischi per bene, la sinistra è piegata, manteniamo l'elastico sotto il piede destro, da qui prendo l'aria, fuori l'aria, fai una bella torsione a destra, prendo l'aria e fuori l'aria abbasso il mento e mi tiro giù, 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 giù verso il piede, di nuovo approfitto per rilassare l'anca sinistra, respira. Prendi l'aria e snocciolo su. Ok, adesso mantieni la posizione delle gambe e vai a sederti sopra l'elastico. Perfetto, mantieni l'elastico nella mano destra, nello stesso lato della gamba stesa, eh? Schiena lunga al soffitto. Adesso immagina di diventare un arco, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, tiro, 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 un arco in tensione e torno. E ancora. Ancora 5. 4. 3. 2. E l'ultimo. Ok, perfetto. Adesso ci sediamo con tutte e due le gambe incrociate e facciamo passare l'elastico dietro le nostre scapole. Apri bene le braccia, prendi l'aria,
buttando fuori l'aria, spingi in avanti le braccia e senti la parte dorsale che invece tira l'elastico. Prendendo l'aria, apro e di nuovo. Mi raccomando, rilassa il collo quando vai giù. E ancora 4. 3. 2. E l'ultimo. Ok, adesso manteniamo la posizione delle gambe incrociate. Mantieni l'elastico davanti a te con tutte e due le mani. E prendendo l'aria, porta le braccia dietro, apri, apri, apri e fuori l'aria per ritornare. E di nuovo in. Ed esso. Continua, se senti che stai sforzando troppo le spalle, allenta un po' la presa dell'elastico. E ancora. Quindi andiamo a lavorare sui nostri pettorali per allungarli e sulla catena delle spalle. E fuori l'aria. Altri 4. Altri 3. 2. E l'ultimo. Perfetto. E adesso ci posizioniamo in quadrupedia. E andiamo con il nostro elastico per sentire bene l'obiettivo dell'esercizio, il nostro addome che lavora gli obliqui. Quindi posizioniamo l'elastico sotto il ginocchio sinistro e sotto la mano destra. Se volete si può fare a doppio per chi ha i collant, così è un pochino più intenso, altrimenti lascialo pure a uno. Adesso, quindi, mano destra e ginocchio sinistro sono posizionati sopra il nostro elastico. Tutti e due i polsi sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Allontana bene le spalle dalle orecchie, piano me leggo alla schiena. Adesso prendi l'aria, buttando fuori l'aria, solleva il braccio destro e prendendo l'aria torna. E di nuovo. Fai una leggera rotazione del braccio quando lo sollevi verso il tuo viso. Quindi come se volessi ruotare il palmo verso il viso. E ancora. E. Mi raccomando, mantieni le scapole vicine alla tua colonna vertebrale. Fai gli ultimi 3. 2. E un altro. E adesso prendi l'aria, buttando fuori l'aria, solleva la gamba destra e prendendo l'aria rientra. E ancora. E. Continua a sentire il peso sulla mano destra e sul ginocchio sinistro. Quindi attenzione a non spostare il peso tutto sulla sinistra. Fai gli ultimi 3. 2. E un altro. Perfetto. Cambio. Ginocchio destro, mano sinistra sopra l'elastico. Da qui prendo l'aria, fuori l'aria, solleva il braccio sinistro e torno. E ancora. E 4. 3. Scivolare il piede al pavimento ogni volta, come se il tuo piede andasse a scavare nella sabbia. Mantieni le scapole vicine alla colonna. Fai gli ultimi 3. 2. E un altro. Ok, prendi l'aria. Fuori l'aria, cat stretch, chiamando il rilievo alla schiena e ritorna prendendo l'aria. Fuori l'aria. E ancora. E
vai a mobilitare per bene la tua colonna vertebrale, rilassa le spalle, fai gli ultimi due e l'ultimo. Ok, siediti sui talloni, stendi le braccia e allunga la schiena a foglia. Quindi senti la fronte che scarica giù al pavimento e i glutei vicini ai talloni più che puoi. Rilasso. Ok, prendi l'aria e buttando fuori l'aria snocciola la vertebra alla volta e vieni su. Adesso ci andiamo a sdraiare a pancia sotto. Mi giro verso di voi, almeno mi vedete per bene. Si mantiene l'elastico davanti a noi con le braccia stese, ok? Adesso, mi raccomando, vado ad attivare l'addome, quindi senti il pube dolcemente pressato sul tappetino. Crea un filino di luce sotto l'ombelico, spingi bene le spalle lontane dalle orecchie. Adesso, blocca con la mano sinistra l'elastico al pavimento, con la destra invece lo afferri. Prendi l'aria e buttando fuori l'aria sollevi leggermente il petto portando sul braccio destro. Prendo l'aria e torno giù. E ancora. E. Le scapole sono sempre vicine alla colonna. E. Due. E l'ultimo. Con l'altro braccio. Cinque. Quattro. Non spezzare il collo. Due. E l'ultimo. Adesso mantieni l'elastico con tutte e due le mani, prendendo l'aria, vieni su, fuori l'aria giù. E. Apri leggermente l'elastico quando vieni su, così aumentiamo il lavoro. Forza, forza, che siamo in fondo. 3, 2, ultimo e giù. Lascio l'elastico, spingo sulle mani, vado ad allungarmi di nuovo a foglia. Fronte giù, glutei vicino ai talloni. Prendi l'aria, fuori l'aria, snocciola la vertebra alla volta, vieni su e da qui porta la mano destra all'orecchio sinistro, allunga il collo. Se hai problemi alle ginocchia, alle caviglie, per stare in questa posizione, portati seduto con le gambe incrociate, ok? Altrimenti potete prendere un cuscino, per esempio, e lo posizionate sotto il sedere, ok? E cambio. Vedo che qualcuno mi scrive, ma io da qui giù non ci vedo assolutamente, nonostante abbia le lenti, perdonatemi, dopo giuro che leggo tutto. Torno al centro, incrocia le mani dietro la nuca e vai giù con la testa, rilassa le spalle. E ritorna su, apro le braccia e lentamente abbassa il mento, le mani scivolano al battiscopa della parete avanti e allungo la schiena giù a foglia. Da qui fletti a martello i piedi e vai a stendere le gambe portandoti di nuovo nella posizione del cane. Spingo i talloni al pavimento, stendo le gambe, spingo il torace verso le cosce. Gli ischi vanno a scavare la parete dietro di noi, rilassa bene il collo. Lentamente cammina con le mani verso i piedi. Mantieni giù il collo, testa rilassata,
prendendo l'aria piena le gambe e buttando fuori l'aria, inizia a snocciolare una vertebra alla volta, le gambe si stendono gradualmente e infine arriva alla testa, prendendo l'aria, porta sulle tue braccia, fuori l'aria, apro e apro e ultimo. E grazie a voi che siete in tanti e ci seguite sempre, davvero, grazie, grazie, grazie. Adesso vi lascio alla fantastica Cri con il Fitbox, un abbraccio a tutti e continuate così. Ciao!